partecipato insieme a Paolo, che vedete vicino allo schermo, alla preparazione di questo incontro e anche insieme ad altre persone. E il convegno, ricordo a tutti, è appunto centrato sul tema della condivisione come strumento per il benessere. E io darei subito la parola, visto che siamo con un programma abbastanza fitto e quindi con una giornata piena di interventi, darei subito la parola a Bruno Volpi, che fa, una, come si dice in questi casi, un saluto di introduzione. Bruno, se vieni qui vicino a me. Paolo, alza un po'. Sì, purtroppo dà fastidio il proiettore. Allora, pronto, mi sentite? Tanto ho poco da dirvi, perché mi diranno tutto gli altri, ma io volevo intanto salutarvi e darvi il benvenuto, e grazie per essere qui a ragionare su un tema che a noi, comunità e famiglia, è molto, molto caro. E cosa, un pensiero mi voglia di darlo tanto, ma io vorrei andare a casa stasera con qualche idea in più, capire qualche cosa di più su questo nome, la condivisione, l'auto e mutuo aiuto in altri termini. Mi piacerebbe capire meglio, avendo anche fatto esperienza su questo tema, capire un po' meglio, con l'aiuto degli esperti, ma anche con gli interventi che ci saranno, capire un po' meglio qual è il grande valore e lo strumento, perché per noi di comunità e famiglia la condivisione è metodo, ma è anche stile di vita. Non possiamo ragionare e poi dopo vivere qualsiasi modo. Se si ragiona sulla condivisione, poi si finisce per vivere in un certo modo. Ecco, io credo e spero che questo convegno ci aiuti un po' tutti a mettere a fuoco questo. Allora, grazie per essere qui di nuovo, grazie agli esperti che ci aiuteranno in questo lavoro, e poi arrivederci ad altri impegni, ad altri incontri, magari dopo hai preso delle decisioni proprio in seguito a questo incontro. Grazie di nuovo. Grazie di nuovo. Bene, allora Paolo, a te la parola, e entriamo, diciamo, nel senso del convegno, quindi sostanzialmente per spiegare i motivi del perché siamo arrivati qua e quali sono un po' le motivazioni che ci hanno portato a organizzare questo incontro. Devi venire. Allora, il mio compito ho dovuto scrivere, perché così almeno sono un po' più rilassato nel provare a passarvi qualche pensiero. Sono Paolo Patrone, faccio parte della commissione dei gruppi di condivisione che ha organizzato questo convegno. Il mio compito è quello di introdurvi a questo convegno, al senso che abbiamo voluto dargli e a come abbiamo voluto strutturarlo. Non abbiamo pensato a questo convegno come una celebrazione della condivisione o del metodo di condivisione, tutt'altro. Crediamo in questi anni di aver intuito alcune cose di questo strumento, ma pensiamo anche che chi si ferma alle proprie convinzioni senza mettersi in discussione sia perduto. Quindi, se dietro l'angolo, se andando in profondità, scoprissimo che c'è qualche cosa di più, sarebbe interessante, che è poi lo stimolo che ci ha dato Bruno. E per questo allora abbiamo costruito questa occasione, un'occasione di confronto con altre realtà, perché vogliamo lasciarci interrogare e contaminare.
Quindi il convegno ha questo specifico obiettivo. Proprio come accade con la condivisione, non vogliamo ottenere qualcosa di concreto e tangibile, non c'è un progetto dietro, non c'è un pensiero, un orizzonte da raggiungere per forza. Da questo convegno non sappiamo cosa nascerà. Quello che è certo è che sapremo ascoltare col cuore, se sapremo ascoltare col cuore e metterci in discussione, andremo via di qui semplicemente un po' più ricchi. Personalmente posso dire che già averci lavorato in quest'ultimo anno è stato un privilegio da un punto di vista umano e dell'arricchimento. Per confrontarci abbiamo scelto di invitare alcune realtà che promuovono esperienze simili a quelle dei gruppi di condivisione, che utilizzano un metodo o uno stile di relazione simile. Abbiamo invitato alcune persone poi che con la loro professionalità ed esperienza ci aiuteranno a dare una lettura più ampia. Quindi a Laura Formenti, Ennio Ripamonti, Pier Giorgio Reggio, Stefano Bertoldi, Enrico Cazzaniga e Ginevra Paoli va innanzitutto il ringraziamento per aver accettato il nostro invito. Così come il ringraziamento va a coloro che hanno dato la propria disponibilità a portare una testimonianza della propria esperienza personale. Pillole, le abbiamo chiamate così, che intercaleranno gli interventi dei relatori. Ecco, come siamo arrivati a questo convegno? Con quali certezze e con quante domande sulla nostra esperienza? Il viaggio si dice altrettanto importante quanto la meta e vale quindi la pena spendere qualche minuto per raccontare l'intuizione che ci ha portato qui. Per farlo ho scelto di aprire una sorta di libro mio personale, con le traballanti certezze e le mille domande, facendomi accompagnare da alcune immagini e da parole, spesso non mie. I gruppi di condivisione sono nati più di 15 anni fa, per rispondere all'esigenza, alla prima esigenza, di tante persone che erano attratte dalle esperienze delle comunità di famiglie. Che cosa ci attirava e cosa ha attratto me? Costruire un tessuto di relazioni, relazioni significative fatte di solidarietà, di reciproco aiuto anche nella quotidianità, di presenza, di sostegno. Dice il titolo di un libro, vivere un'alternativa possibile, ma anche un'economia alternativa, dove appunto per economia tradotto è la cura dei beni di famiglia. Quindi l'economia di famiglia è in primis la cura della vita e del cuore di ciascuno. Quindi prendersi reciprocamente cura dei cuori di ciascuno, ma a partire dal proprio, al fine di stare bene, di stare meglio, per essere in armonia con se stessi. C'è chi poi questa armonia la chiama vocazione, c'è chi la chiama karma, insomma ciascuno gli dà un po' la connotazione che desidera. Nel corso degli anni, quindi dai primi anni della condivisione in poi, l'esperienza è proseguita e le persone e i gruppi che si sono avvicinati sono aumentati e continuano ad esserci nuovi gruppi che ogni anno partono, gruppi che esistono e che si rimpastano. Una prerogativa della vita di cui MCF credo che sia specchio è che quasi sempre l'esperienza precede il pensiero. È andata così anche per i gruppi di condivisione. Tante volte ci siamo trovati a dirci stiamo capendo le regole di questo gioco mentre il gioco è già in corso. Quindi da metodo di incontro utilizzato dai gruppi di persone che si incontravano perché interessate alla comunità, la condivisione è diventata un metodo di incontro e uno stile di relazioni adottato anche dalle comunità. Nel corso degli anni tante persone si affacciano a questa esperienza, Ennio poi ci parlerà dei dati di un questionario. Quando dopo averla abbondantemente iniziata e vissuta abbiamo iniziato a riflettere sull'esperienza della condivisione, abbiamo capito che qualche cosa, quello che stava succedendo era qualcosa di più, di un percorso di scoperta, di un modello sociale, il buon vicinato, la comunità. A prescindere dal desiderio di far parte di una comunità di vita, esercitare la condivisione era un percorso per la scoperta del proprio modello di vita. Chi conosce l'alchimista di Coelho, Coelho la definisce la propria leggenda personale, ciò che è in sintonia con l'amore dell'universo. Insomma, stavamo vivendo un'esperienza che ci aiutava a comprendere la strada per il proprio benessere, che ci stava aiutando a scoprire il nostro come, il nostro dove, nel rispetto dei nostri tempi biologici. Nella condivisione si sono affacciati tutti,
coppie, singoli, sacerdoti, ex fuore, sposati, separati, cattolici, musulmani, bianchi, neri, e a prescindere dal desiderio di dove andare a vivere la propria vita, su un cucuzzolo di una montagna come eremita, in un condominio tradizionale, in una comunità, o non importava più di dove. Lentamente quindi abbiamo compreso che la condivisione, prima di qualsiasi obiettivo concreto e pratico, al di là del fare quindi, è uno strumento e un'occasione per entrare in profonda sintonia e in comunione con se stessi. Certo, occorrono alcuni ingredienti. Occorre il desiderio, occorre la volontà e forse anche un pizzico di coraggio nell'affidarsi agli altri. Ecco quindi come è nata la prima intuizione del convegno. È stata quasi un'equazione. Se la condivisione può alimentare il nostro benessere, allora abbiamo tra le mani uno strumento, stiamo vivendo un'esperienza in cui si rispecchia il pensiero e la definizione di salute e di benessere, così come la dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si definisce salute uno stato completo, di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità. Si definisce benessere lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società. Sul perché e sul per come la condivisione intesa con questa definizione, quindi il reciproco ascolto senza dibattito della narrazione di sé, non del pensiero ma della propria vita e della propria esperienza, in un clima di reciproca fiducia, in un tempo sacro per ciascuno, possa essere uno strumento per accedere a risorse proprie, in grado di attivare un cammino verso il benessere individuale, ecco, su questo poi meglio di me parleranno gli invitati. Però posso dire, nello stile della parola che oggi ci ha chiamato qui a ragionare insieme, quello che ho compreso io, vivendo e riflettendo su quello che è stata la mia esperienza in questi anni. Cos'è l'esperienza di condivisione per me? Beh, innanzitutto è un ascolto di me stesso con estrema sincerità e scoprire che io posso essere una risorsa per me stesso, che sono l'educatore di me stesso. Viene espresso qui un concetto molto bello, secondo me, di autoformazione. Dopo tanti anni in cui, no, nella nostra crescita siamo passati attraverso gli educatori, i genitori, la famiglia, la scuola, l'oratorio, gli scout, eccetera, eccetera, abbiamo preso in mano la nostra vita e siamo chiamati ogni giorno a formarci, ad educarci in qualche modo. E la condivisione forse è uno strumento che possiamo utilizzare a questo scopo. Ogni giorno pongo un mattone quindi per costruire la mia vita, cercando di essere una risorsa per me stesso e poi, ma solo poi, per chi mi sta accanto. Associo il sacro al profano, però credo che quindi una frase che Bruno ci ha sempre ricordato ha il comandamento più grande della parola. Ama il prossimo tuo come te stesso, se sto bene mi apro, se mi apro sto meglio. È come se dentro queste due affermazioni ci fosse una sorta di spirale virtuosa, no? In cui i due termini si rincorrono e si annodano l'uno all'altro. E virtuosamente è come se, il disegno di Escher magari non si vede benissimo, però ci fosse una scala che non scende mai, no? È una prospettiva che cambia, che stravolge la normale fisica a cui siamo abituati. Ecco, però in questo percorso so che devo partire e voglio partire da riconoscere i miei limiti, le mie fragilità. Solo se mi confesso a me stesso e poi, come in uno specchio, all'altro, allora tutto diventa vero. Il pensiero narrato diventa materia vera, plasmata dalle mie parole, comprensibile dall'orecchio altrui come un'opera d'arte, anche se magari un po' sgangherata. I miei sogni, il mio orizzonte di vita, le mie aspirazioni, i miei bisogni, anch'essi altrettanto importanti da condividere, appoggiano sulla consapevolezza di ciò che io sono, senza maschere. Quindi consapevole di ciò che sono,
Io sono le esperienze che vivo, e Reggio poi ce ne parlerà, e che mi costituiscono come essere umano. Sono la metabolizzazione di queste esperienze. Mi relaziono con il mondo fatto di altri esseri umani e di fatti quotidiani, e mi relaziono con essi sulla base di un bagaglio che è vivo, che tutti i giorni si rinnova. Randy Pausch, che vi invito ad andare a vedere su YouTube, la sua ultima lezione proprio parla dei propri limiti di fronte ad un muro. No? Di fronte ad un muro, il muro che ci viene posto di fronte non è un ostacolo, ma ci dà l'opportunità di tirare fuori le nostre risorse per dimostrare chi siamo e dove vogliamo andare. Mi piace pensarmi come una particella di Dio, in cui si incarna il bene e il male. Sono costituito da esperienze positive e da esperienze negative. E come accade con i poli di una batteria, è proprio in questo modo, con questa differenza di potenziale che circola l'energia. È grazie a questa dicotomia che in me circola la vita e cresco come essere umano, che posso camminare con sempre maggiore consapevolezza nella vita. Cittadinanza attiva, responsabilità sociale, che cosa significano questi termini in quest'ottica? Abbiamo il diritto e il dovere di mettere in moto qualche cosa che ci permetta di essere persone che stanno bene, usando un parolone, persone felici. Ce lo ricorda ogni frase, ce lo ricorda la parola di Dio, ce lo ricorda la Costituzione, la Carta dei diritti universali dell'uomo. E credo che ce lo chiedano anche le persone che amiamo e che ci amano. La parabola della zizzania è intrigante da questo punto di vista. Dio non pensa ad un luogo in cui ci sia solo il grano, pensa a un luogo in cui ci sia il grano e la zizzania e che debbano crescere insieme. Verrà poi il momento in cui tutto questo si trasformerà, ma l'uno senza l'altro probabilmente non avrebbero senso. La foto è bizzarra, commento la foto, perché la prima volta che l'ho vista mi sembrava un pazzo all'interno di una di quelle corsie degli ospedali psichiatrici, no, che ormai sono abbandonati dopo la legge Basaglia. Però poi in realtà potrebbe essere anche un uomo molto felice che fa le capriole. Ecco, non c'è bisogno di un disagio specifico per mettersi in cammino. Quando penso all'esperienza di condivisione do un'accezione più ampia alla parola di disagio, così come a quella parola salute che ha definito l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non bisogna essere alcolisti o aver subito una perdita più o meno complicata per mettere in moto qualcosa per se stessi. Basta ascoltare la propria voce interiore, quel pizzico di inquietudine che giace in ciascuno di noi. Sono alla ricerca di una situazione di agio, qualcuno la definisce la zona di comfort. E dato che domani non sarò quello che sono oggi, ho bisogno di accedere o addirittura di creare strumenti e ambiti per nutrire continuamente la mia anima e la mia esistenza. La prima verità che mi racconto è che sono consapevole, però, che da solo non ce la posso fare. O, detto in altre parole, che insieme probabilmente è meno difficile farcela. Sento il bisogno allora di confrontare le mie miserie, ma anche le mie aspirazioni più alte, con quelle dei miei simili. Ho bisogno di tessere relazioni d'aiuto in una gratuita, presente e fattiva collaborazione. Quindi, messo un piede su questo primo essenziale gradino, se riesco a mettermi in cammino verso quell'obiettivo di salute, no, che abbiamo definito prima, solo allora l'equazione si ribalta. E non so se nella slide dopo. Quindi ama il prossimo tuo, quindi mi apro, se ho fatta mia la prima parte dell'equazione. Quindi un gruppo. Il gruppo si regge su una scelta individuale, si basa sul libero arbitrio di partecipazione, sulla volontà di ciascuno, il tutto suggellato da un patto. Di cosa contenga questo patto credo che poi Giampiero ci dirà. Però tra gli ingredienti ne aggiungo solo uno, che a me sembra importante e che è spesso un po' in ombra, cioè il coordinatore dei gruppi, dei nostri gruppi. Nonostante i gruppi di condivisione siano gruppi tra pari,
Mi piace immaginare il coordinatore come una sorta di maestro di tavola, colui che non decide il menù, che non decide i ritmi, che però ha una cura particolare al servizio del gruppo. I gruppi di condivisione e il metodo della condivisione, che appunto erano nati per approfondire la conoscenza delle comunità di vita a partire da quella di Villa Pizzone, è diventato un elemento fondante, lo stile, il metodo, ed è soprattutto diventato il primo scopo dell'esistenza dei gruppi stessi di condivisione, e con il tempo è diventato anche uno dei pilastri delle comunità di vita, dei condomini solidari, che con il passare del tempo lo hanno adottato come strumento interno, quasi come se fosse una delle regole in senso benedettino, accanto alla condivisione dei beni e alla condivisione non verbale. Ecco, ma la domanda a cui non rispondo, però che lascio lì, è questa: ma in questo modo, dopo esserci messi gli uni nelle mani degli altri, verso che cosa ci accompagniamo? Tutto bellissimo, no? Il gruppo fa fantastico, bello, un'esperienza positiva, ci dà tanto, però forse non è sempre tutto così luce, no? Ma c'è anche qualche ombra. Perché io credo che dobbiamo essere consapevoli dei rischi, chiamiamoli così, cioè degli inciampi del nostro percorso. Abbiamo il dovere di far emergere l'ombra per poterla farla illuminare da nuove cose buone. Perché per l'altro, come dice anche Gaber, no? In un pezzo della sua canzone, per l'altro posso diventare il peggior incubo, o altrettanto lui per me. Perché la condivisione può consentirmi di avere ottimi compagni di strada con cui dividere le mie sofferenze e i miei sogni, ma all'altro posso anche gettare addosso il peggio di me, facendo emergere dolori ai quali non sono capace di reggere o che magari suscitano invidie. Caspita, quello è più felice di me, mi rode le cose, no? Ogni patto, quindi, soprattutto se basato sulla fiducia, porta con sé dei rischi. E di questi rischi dobbiamo essere consapevoli nel cammino. Ho terminato. La considerazione è questa, che se non mi approccio alla condivisione come un puro esercizio linguistico, l'esperienza vissuta pienamente mi chiede di mettere a nudo il mio fianco più debole. E non solo mi mostro nudo, ma mi rendo fragile. Se la condivisione parte dal cuore, se è profonda e intima, da quel momento in poi ciascuno ha in mano la mia vita e io quella degli altri. E non solo per quell'attimo, in quei momenti, in quei minuti di condivisione. Perché l'esperienza della condivisione chiama parole, valori e atteggiamenti di cura reciproca. E porta con sé anche una grande responsabilità degli uni verso gli altri. È una responsabilità che tracima dalle 2 o 3 ore dell'incontro vero e proprio. Qual è il senso dell'aggettivo solidale? Possiamo adottarlo anche nei gruppi? Che cosa ha a che fare la parola solidale con l'esperienza della condivisione? Cosa accade tra un incontro di condivisione e l'altro? O cosa potrebbe accadere, cosa vogliamo che accada? Si genera qualche alchimia? Vi lascio con una frase molto bella di Krishnamurti e un pezzo preso da L'uomo che piantava gli alberi. In questi 15 anni di esperienza vissuta nella condivisione sono certo che abbiamo capito, che io ho capito, solo alcune cose. Ci siamo fermati probabilmente ai primi strati della cima immersa dell'iceberg, senza comprenderne la portata, la potenza, il potere terapeutico, usando una parola tirandola, senza comprendere anche i rischi e le responsabilità che stanno racchiusi in questo scrigno. Credo che sia venuto il momento, e questo convegno potrà essere un'importante occasione per farlo, per scavare oltre i primi strati del tesoro che abbiamo per le mani. Grazie. Grazie Paolo, sembra che hai dato veramente un taglio di grande valore. A questo punto completiamo, diciamo, il trittico con l'intervento di Giampiero, che per chi non lo conosce credo sia persona, meglio che è un po'... Posso definirti quasi il padre della condivisione? No, un po' troppo, non so, però quantomeno un motore sicuramente. Buongiorno, sono Giampiero Zendali e sono qua anche con mia moglie, normalmente spesso non c'è, ma oggi c'è.
Patrizia, che era in... è un'opportunità grossa quella che ci stiamo dando, perché da più di 15 anni, abbiamo scritto in qualche foglio 15 anni, ma sono già più di 15 anni che pratichiamo questa esperienza. E allora innanzitutto noi ne parliamo come un'esperienza che è stata fatta da una moltitudine. Io penso oramai che le persone che sono passate attraverso questa esperienza sono tante. Io mai prima avevo, manco me le potevo immaginare all'inizio. Anche se all'inizio è successo tutto con un'assemblea di 40 famiglie, e da lì poi è come qualche cosa che si è messo in moto senza che qualcuno potesse controllarla. Qualcuno capiva e faceva. Ecco, questo è. Io mi soffermo però su un aspetto di tutta questa cosa, perché dopo tanta esperienza è interessante, lo potete anche ci stia andando, di poter riflettere su questa esperienza. Allora, il problema è fare l'esperienza, ma poi ogni tanto fermarsi a dire che esperienza sto facendo. E quindi se racconto l'esperienza comincio a ragionarci e vedere cosa ho capito facendo quell'esperienza. Allora, all'inizio era tutto molto intuitivo, adesso quantomeno si è diventato qualcosa che si può dire. Io parlo specifico di quello che all'inizio io chiamavo, anche qui io non vorrei dare per affermato, assodato qualche cosa che è nella mia consapevolezza, ma probabilmente non è ancora nella consapevolezza di tutti. E per quello no, che non ho scritto niente, ma narro, quindi faccio una piccola narrazione di quello che per me è questo patto di fiducia, che oggi mi sembra di poter chiamare patto di fiducia, che è nato all'inizio come un patto di discrezione. Nel senso, noi ci siamo resi conti subito in questi gruppi che se non mi impegno a non raccontare, non raccontare banalmente in giro quello che ascolto, io posso fare del male. Allora, primo impegno che abbiamo preso subito fin dall'inizio, ogni volta che un gruppo iniziava facevamo proprio un impegno esplicito e ognuno dichiarava in questi gruppi: io mi impegno alla discrezione, che significa io mi impegno a non raccontare banalmente in giro quello che ascolto, ma ne posso parlare usando la terza persona a scopo di testimonianza se mi trovo in un contesto che lo richiede. Quindi il massimo rispetto quindi di quello che ascolto dell'altro, e sapendo che l'altro può vedere in me un alleato, un avvocato e non un giudice. Quindi sapere che nel momento in cui ci apriamo a questo tipo di comunicazione, io ti difendo sempre comunque, anche quando hai torto. Ecco, da qui esercitata nel tempo questa cosa, si crea una fiducia. Ecco che allora quella dichiarazione iniziale diventa oggi per me il patto di fiducia su cui fondiamo questa esperienza. E chi è capitato anche in questi gruppi che questo patto si tradisse, e crea dei problemi. Chi ha vissuto queste esperienze sono esperienze dolorose. Sentire che qualcuno tradisce questo patto e va raccontando in giro banalmente quello che io ho raccontato. E dopodiché conseguenze, rotture, però quello che io tocco con mano è che in parecchi gruppi questa esperienza continua a sussistere, questo patto viene rispettato, questo patto viene mantenuto. E quel che ho capito io, in cosa consiste poi la sostanza di questo patto? Noi ci impegniamo e ce lo diciamo, perché poi facciamo il giro, ognuno dice mi impegno alla discrezione, e ci impegniamo a non raccontare in giro cosa? La debolezza che tu mi hai raccontato. La debolezza che io ti ho raccontato. E allora diventa quasi un patto fondato sulle debolezze, non sulla forza. Però questo patto fondato sulla debolezza alla fine esprime una forza, perché il gruppo è unito, il gruppo si orienta, il gruppo cresce nel benessere. Paolo ha centrato benissimo queste slide, penso che ha portato Paolo, potrebbero essere l'inizio di una comprensione, e spero che altri possano raccontare cosa hanno capito facendo questa esperienza, perché da qui allora inizia qualcosa di una comprensione collettiva che a me apre un orizzonte che mi fa stare ancora meglio di quello che sto, e mi fa vivere con leggerezza tutte le sofferenze e le difficoltà che incontro, perché le incontrerò ancora, non è che perché scelgo di essere felice non avrò difficoltà, anzi.
Ecco, però che me colpisce oggi, ed è quello con cui vorrei mettere il dito, che questo patto per me è questo, un patto fondato sulle nostre debolezze, non sulle nostre, non siamo forti, ormai ci conosciamo, personalmente siamo fragilissimi, siamo deboli, però nel momento in cui ci impegniamo a rispettare queste debolezze, anzi ad essere gli avvocati gli uni degli altri, quindi non i giudici, questi gruppi esprimono una forza che spesso restiamo stupiti, resto stupito di come altri che non fanno queste esperienze vedono questi gruppi. Poi magari ne fanno un'immaginazione anche esagerata. Però io vi invito sempre, che in questo caso fanne l'esperienza e poi ne parleremo, perché è difficile parlarne prima di averla fatta. Facendo l'esperienza tu parli di qualcosa che hai vissuto, quindi la tua narrazione diventa qualche cosa che ha i piedi sulla terra, ben piantati per terra. Oppure, usando un'espressione di una mia cara amica, dire avere i piedi ben piantati nel nostro sogno. Però il sogno lo stiamo facendo con i piedi per terra. Ecco che allora qui anche il racconto, la narrazione diventa qualche cosa che è di leggero. Non c'è la fatica del raccontare se c'è questo patto di fiducia. Anzi, si aprono delle prospettive, si aprono finestre, si aprono orizzonti. Io non aggiungo altro perché questo è solo un là. Però mi auspico che poi continueremo a lavorarci su. Grazie. Grazie davvero. Ennio, a te la parola. Dando la parola a Ennio Ripamonti, che ci racconta l'esito di questi questionari, do anche dei numeri che poi lui ribadirà, ma che in qualche modo rappresentano anche quello che ha detto Giampiero. Cioè, arrivando a questo convegno ci siamo chiesti anche un po' quanti siamo e abbiamo visto che i gruppi di condivisione attualmente raggruppano in tutta Italia, tra l'altro ci sono veramente persone che arrivano da tutta Italia oggi e sentiremo anche delle testimonianze che arrivano da Palermo a conferma del fatto che veramente siamo da tutta la penisola e sono circa 500, calcoliamo più o meno 500-600 persone che girano intorno ai gruppi di condivisione e circa 250 che girano intorno alle comunità, però poi abbiamo, e lo vedremo, c'è anche un mix tra queste due dimensioni e comunque insomma una realtà direi vivace e la cosa importante è che appunto di questo nucleo grosso hanno risposto molte persone, come si dice in statistica è un campione estremamente significativo di risposte. Grazie a te. Grazie appunto a Federico. Il mio compito è di essere il portavoce di un lavoro che è stato un lavoro collettivo che abbiamo fatto, un lavoro di ricerca, un piccolo lavoro di ricerca interno, proprio finalizzato a fotografare un po' il fenomeno dei gruppi di condivisione all'oggi, quindi una storia di 15 anni. Queste slide, queste diapositive sono alcuni fotogrammi, abbiamo raccolto moltissimo materiale, chi sarà interessato poi ci sarà tutto un report di ricerca che stiamo facendo, quindi qui c'è proprio un estratto molto sintetico che ci consente di avere, soprattutto per chi è qui e non è parte del mondo MCF, di capire qual è il punto di vista di chi sta partecipando appunto a questa esperienza. Paolo, se vuoi... Ecco, quindi appunto come diceva Federico, il censimento interno di questo fenomeno che è abbastanza magmatico, abbastanza carsico, il solo fatto di dire ma quanti sono oggi le persone, ecco quindi quello che noi appunto siamo riusciti a fotografare è che ci sono oggi 556 persone che sono attive, partecipano ai gruppi di condivisione appunto di MCF, di cui solo una piccola parte, vedete, meno del 20% sono soci dell'associazione. Questo ci ha fatto anche riflettere, no? su come la condivisione attiri persone anche fuori dalla vita associativa e in sé costituisca un'esperienza. Sono tutti dati che poi verranno interpretati, discussi, eccetera, di cui dall'altra parte vedete 41 persone di quelle che sono socie
fanno la vita nelle comunità appunto di MCF e 57 persone socie fanno parte solo dei gruppi di condivisione. Ecco, di questo universo potenziale di persone a cui volevamo chiedere alcune cose, abbiamo raccolto un ottimo dato, nel senso che oltre il 40% ci hanno dato le loro opinioni, ci hanno dato il loro punto di vista, quindi è più che rappresentativo. Chi fa un po' di ricerca sa che sono dei dati. Ecco, vengono dalle diverse regioni in cui sono situate, ovviamente la Lombardia è più rappresentata. Qui vedete sono attualmente il censimento di quali sono i gruppi di condivisione, di cui adesso non sto a entrare nel dettaglio. Vedete che 18 sono attivi in Lombardia, 5 nel Veneto, 4 in Piemonte, via dicendo, però in varie regioni si stanno creando, ed è un fenomeno ovviamente in cui ci sono gruppi che nascono, gruppi che durano nel tempo, gruppi invece che si esauriscono. Di questi abbiamo avuto risposte, vedete, molte risposte dalla Lombardia, ma noi temevamo, perché alcuni anni fa era stata fatta più in piccolo una ricerca, abbiamo avuto molte risposte dalla Lombardia e poche da altre regioni, però è interessante perché i dati su cui stiamo basando questa fotografia sono più eterogenei, quindi per quanto la Lombardia storicamente, perché appunto l'esperienza madre, come sapete, l'esperienza sorgente della comunità di Villa Pizzone ha poi dato vita a una serie appunto di realtà situate in Lombardia, però sono ormai diversi contesti territoriali in cui sono attivi i gruppi. Ecco, qui entriamo un po' più nel dettaglio. Ora abbiamo chiesto, ma dove fai l'esperienza della condivisione? Dentro il mondo di MCF appunto, l'esperienza della condivisione si può fare, come è stata adesso narrata appunto da Giampiero, in un gruppo di condivisione, quindi non faccio la vita in una comunità di MCF, però partecipo a un gruppo. E come vedete, questi questionari sono in larga parte, oltre il 60% di persone che vivono la condivisione nei gruppi. Il 7,8% fanno invece condivisione, appunto hanno vissuto l'esperienza della condivisione nella comunità, e c'è un'altra quota in entrambi i contesti. Continuiamo. Per la larga parte delle persone che ci hanno risposto, un'esperienza ancora in corso, nel senso che noi abbiamo chiesto di darci il loro punto di vista, la loro narrazione a tutte le persone, anche a quelle che magari non stanno più facendo adesso appunto un'esperienza di condivisione, ma come vedete la maggioranza appunto è ancora in corso, e di quelli che stanno facendo l'esperienza la maggioranza non ha mai pensato di abbandonarla, o solo una piccola parte, un quarto ha appunto pensato di interromperla. Ecco, qui ci sono alcune risposte, noi abbiamo avuto tantissime risposte, quindi qui vedrete proprio dei piccoli flash. Abbiamo chiesto, ma quando hai deciso di interromperla, quali erano i motivi per cui l'hai interrotto? La maggioranza delle persone ci hanno detto, ma ho concluso perché la consideravo in qualche misura esaurita dentro il mio percorso, oppure perché il gruppo si è sciolto, quindi i gruppi hanno una loro vita e possono attraversare momenti di difficoltà, oppure perché non mi trovavo bene in quel gruppo. Non è che tutti i gruppi e tutte le persone combaciano, non è un universo dove tutte le cose, come ha detto molto bene Paolo, si incontrano in modo perfetto, e dove il trovare un contesto dove si sposa bene la propria motivazione di gruppo è anche frutto di una ricerca, oppure, come ci hanno detto alcune persone, perché lì mi sembrava poco significativa, non c'erano quelle caratteristiche che cercavo. Ci interessava anche capire da quanto tempo, quanto è lunga questa esperienza, da quanto tempo le persone stanno, quelli che ci hanno risposto. Qui vedete che la maggioranza di quelli che ci hanno risposto, quasi il 60%, stanno facendo appunto questo percorso da oltre 5 anni, quindi tengono
tengono oltre appunto 5 anni, il 30% circa fra i 2 e i 5 anni, e solo una piccola parte da solo un anno. Quindi questo ci dice che le risposte anche sono risposte di persone che hanno attraversato diverse fasi, per certi versi hanno attraversato sia, se possiamo usare questo termine, la luna di miele del gruppo di condivisione, ma hanno anche attraversato i momenti di criticità. Ci interessava inoltre capire se era un'esperienza individuale o di coppia. È chiaro che nella storia dell'associazione, di mondo, di comunità e famiglie è più forte l'esperienza di coppia, di famiglia, quindi vedete che oltre l'80% oggi ha fatto o fa gruppi di condivisione in coppia, e un appunto 20% da solo, ma se lo compariamo con i dati di qualche anno fa nel gruppo di lavoro abbiamo fatto questa cosa, abbiamo visto che sta crescendo molto in modo relativo il numero di persone che fa la condivisione dentro appunto, i gruppi di MCF da solo o da sola. Quindi questo è un dato su cui poi sarà interessante riflettere più internamente. Ecco. Andiamo qui, dopo avervi offerto così alcuni tratti di profilo generale, qui ci sono una serie di domande che indagano il tema che è al centro di questo incontro. Ma la condivisione produce benessere? Questa è la domanda, no? È chiaro che l'ipotesi è sì, e appunto abbiamo provato però a sondare nell'esperienza diretta di appunto queste persone in che misura, in che modo, con che caratteristiche. Qui sarò molto rapido ovviamente perché abbiamo appunto vari interventi, ma sinteticamente possiamo dire che la maggioranza delle persone, vedete se si sommano quelle due colonnine, quella rossa e quella arancione, ci dicono che ha influito abbastanza e molto sul proprio benessere, quel 13%, insomma così così, quello 0% poco. Quindi diciamo che le persone confermano che questa esperienza, con tutte le difficoltà del caso, comunque impatta, influenza, fra l'abbastanza e molto, appunto, il proprio benessere. Abbiamo chiesto con quali ricadute, ecco qui, oltre che essere tante le risposte, erano estremamente meticolose, quindi diciamo, 80-90 risposte qualitative, 100-100, a casa foglie di risposte che poi saranno organizzate. Ho fatto una selezione di quelli che tornavano di più, per esempio le ricadute positive erano maggiore comprensione di me stesso, come se gli altri producono, come è stato detto prima, un effetto specchio che mi consente di capirmi un po' di più, oppure, come ha detto molto bene adesso bene Giampiero, i problemi stessi si ridimensionano non perché si modifica il problema in sé, ma la comparazione con gli altri, il confronto con gli altri me li rende più tollerabili, me li rende più in qualche misura credibili, oppure c'è un miglioramento relazionale, mi accorgo che le mie relazioni sto complessivamente meglio, mi sento un po' più lucido, un po' più sereno, eccetera. Insomma, qui ci sono tantissime cose interessanti. Andiamo avanti, poi abbiamo anche chiesto, ma facendo parte di un percorso di condivisione, le tue scelte sono state influenzate, sono state supportate, in che misura le decisioni che prendi nell'arco della vita possono trarre vantaggio da questa esperienza? Qui per esempio una grande quantità appunto di persone, perché fa parte un po' appunto dell'esperienza, transita dalla condivisione come un luogo anche che fa maturare la decisione, per esempio, di andare a vivere in una comunità di famiglie piuttosto che scelte di natura relazionale, oppure di andare a vivere in un condominio familiare piuttosto che di affido. Insomma, alcune scelte importanti, significative, vengono maturate dentro questa dinamica della condivisione. Ancora un'altra domanda, abbiamo cercato di indagare in che misura il metodo della narrazione, che è stato brevemente sintetizzato prima, in che misura questo specifico metodo ti ha aiutato in questo percorso. Vedete che
è molto forte, cioè come se l'impianto metodologico su cui si fondano i gruppi di condivisione di MCF, cioè la narrazione, l'ascolto, la sospensione del giudizio, vedete che sono ancora più alti che il benessere, no? Vengono riconosciuti come un dispositivo molto tutelante, che consente quindi di dare qualità a questa esperienza. Qui poi abbiamo fatto due domande, insomma, ma che cosa condividi? Quanto gli aspetti più critici, problematici, negativi, le difficoltà, i problemi, o quanto appunto gli aspetti positivi? Ecco, qui siamo stati incoraggiati dal vedere che c'è una doppia valenza, quindi c'è un ottimo livello di propensione, di condivisione di aspetti critici, vedete, oltre l'85% dice, ma tanti momenti negativi, problematici che ho attraversato li ho portati in quel contesto, e questo mi è stato utile, abbastanza molto utile. E poi dall'altra parte però abbiamo chiesto come il gruppo, quando tu condividi questi aspetti problematici, cosa hai percepito nel gruppo? Qui ho cercato attraverso questi palloncini di dare la dimensione percentuale, insomma, no? Quindi più che altro partecipazione, cioè che gli altri sono stati partecipi di quello che io ho detto. C'è un'area con quell'arancione, con questa parola su cui appunto abbiamo discusso, compassione, con una valenza, diciamo, a questa compassione, no? Patire con, ho percepito, però in un senso che appunto era molto interessante poi dopo andare ad indagare, l'empatia, la condivisione, un po' meno, anche se appunto ci sono, alcuni hanno appunto testimoniato che quando hanno portato alcune cose hanno percepito anche un po' di imbarazzo, un po' di distrazione, un po' di freddezza, e quindi, come dire, ci sono sembrati degli aspetti da mettere in evidenza. Non sempre è facile entrare in empatia con aspetti che possono generare anche appunto imbarazzo, con le difficoltà che diceva prima Gian Piero. Qui per esempio c'è una frase: ho capito che in questo caso aver cura di sé, conoscere le proprie doti e i propri limiti è l'aspetto più importante per un'autentica relazione con gli altri, e gli altri sono un ottimo specchio nel bene e nel male. C'è una differenza di modulazione di questi sentimenti tra le persone del gruppo. Questa è una delle molte frasi che abbiamo raccolto. Dall'altra parte abbiamo detto, ma cosa succede in quanto invece quanto nella condivisione hai portato momenti di gioia, di felicità, di benessere, di soddisfazione? Quindi il gruppo come un gruppo in cui si condividono problematicità ma anche positività. Anche qui vedete ancora più alta la percentuale. Molte persone condividono in questi incontri, in questi appunto aspetti positivi, e anche la condivisione della positività viene riconosciuta come un elemento che produce benessere, che fa star bene, insomma, no? Anche qui ritorna la partecipazione, come se fosse l'elemento, come dire, cruciale. È più presente anche un sentimento di gioia, proprio una percezione di gioia. C'è l'elemento del sostegno, e anche qui abbiamo altri aspetti invece di difficoltà, di imbarazzo, di freddezza, che sono molto più sfumati ma che esistono, no? Là ci sono tutte le percentuali. Per esempio, qui c'è una persona che dice: c'era imbarazzo da parte mia a dire una cosa bella e positiva perché sapevo che nel gruppo c'erano persone in difficoltà. Come se per contrasto sapere delle difficoltà altrui, magari condivise la volta prima, come dire, in qualche misura inibiva. In generale ti senti meno a disagio tu e più accolto dal gruppo se racconti un tuo momento di fatica rispetto a un'esperienza positiva e felice. Quasi che per questa persona è stato più faticoso condividere un momento di gioia perché veniva percepito come imbarazzante rispetto ad altri che sono in un momento di difficoltà. Quindi ci sono dinamiche molto, molto
Parte conclusiva, ho cercato di essere molto sintetico, il materiale appunto era molto, ci interessava capire che cosa succedeva fra un incontro e l'altro, perché ovviamente fare condivisione nella comunità significa condividere all'interno di una scelta di vita in cui c'è una continuità di relazione, una quotidianità di relazione. Il gruppo di condivisione significa incontrarsi appunto da un appuntamento all'altro con un scarto di tempo. Ora, qui ci interessava indagare che cosa succedeva, che cosa succede. Ora, qui abbiamo tanti ci dicono ho contatti, relazioni con gli altri e sono soprattutto di natura amicale e conviviale, quindi sono nate amicizie, sono nate, quindi alcune persone si chiamano, si frequentano, si cercano, eccetera. Sì, per il desiderio di stare accanto alla persona che ha condiviso un momento negativo, quindi che va oltre lo spazio-tempo del gruppo, cioè scatta un meccanismo di condivisione che si personalizza, che si individualizza, oppure anche un po' di meno percentualmente stare accanto a una persona che ha condiviso un momento positivo, la voglia di continuare a condividere quell'aspetto oltre l'incontro. Dall'altro canto, alcuni ci hanno detto tra un incontro e l'altro, per una serie di problemi di carattere logistico, il tempo, la distanza, ci sono gruppi in cui le persone si vedono ma le persone vengono da lontano, abitano distanti, sono in altre zone, in altri quartieri, in altre città, e quindi faccio fatica. Solo in pochissimi casi qualcuno, vedete, c'è, perché questo è un elemento di cui tener conto, ha fatto fatica, non ha continuato, non ha prolungato questo elemento di punto condivisione perché non ha percepito sintonia, oppure qualcuno dice no, perché credo che tutto sommato non debbano esserci relazioni mica, anzi qualcuno ci ha anche scritto tutto sommato a me va bene proprio che sia così, cioè che il contesto della condivisione sia diverso dalle mie relazioni appunto di amicizia, di quotidianità. E questo, fra l'altro, c'è anche una discreta letteratura psicologica che testimonia come in alcuni casi è proprio questo. Sul finale, vado verso la conclusione, abbiamo chiesto se dovessi paragonare questa esperienza con delle metafore, come ce la descrivi questa esperienza? Ora vedete, oltre 19 persone hanno usato metafore, immagini che rimandano a idee di percorso, di viaggio, di cammino. Se vuoi andare avanti, Paolo, che esempio, qui c'è una, ne ho presa una, anche qua abbiamo una ricca collezione di metafore. Per esempio, qui una persona dice, ma il gruppo di condivisione mi sembra una specie di bus sharing elettrico, silenzioso ed ecologico, sali, percorre in gruppo un pezzo di strada più o meno lungo, c'è chi non è ancora sceso, e mi dà quest'idea anche di alternanza di persone che stanno nel gruppo, altri entrano, altri entrano, puoi scendere sapendo di poterlo riprendere più avanti, oppure cercarne un altro che percorre strade diverse, puoi salire solo per una fermata ogni tanto, anche per incontrare vecchi amici, chi sta alla guida coordina ma non dirige, deve aprire e chiudere le porte al momento giusto e darsi tempi di cambio e di riposo. Quindi vengono citati in questa metafora poi i ruoli, le funzioni che sono in atto. Tutti con creatività si occupano dell'abbellimento del mezzo, della sua manutenzione, operando con cura con le proprie abilità. Poi abbiamo oltre 14 immagini che rimandano l'idea della barca, del mare e anche del porto, e qui per esempio c'è un paio di frasi, qui ho sbagliato, ho messo le frasi dell'uno e dell'altro, c'è un'altra immagine, un'altra metafora che era questa, la crescita, il contesto del gruppo come un contesto dove prendono vita, germinano e crescono, qui ce n'erano diverse di questo tipo. E le frasi, ho fatto uno scambio, quindi quella precedente, scusate l'errore,
quella precedente, ecco, queste sono quelle della crescita, sono molte metafore del gruppo, quindi un albero in campagna sotto il quale mi piace sdraiarmi per raccontare ed ascoltare il rumore del vento tra le foglie, sia esso un vento leggero o un vento di tempesta. Quindi questo mettere in conto che il vento può avere varie intensità, quelle della brezza o quelle delle, invece appunto di una tempesta, i problemi, però i problemi visti nella loro naturalità dell'esperienza, l'orto che dà frutti solo se si ha cura, se si cura e si dedica del tempo e dell'energia. Quindi c'è un'idea co-costruttiva di queste tre, che io vado, il gruppo fa qualcosa per me, io non devo fare nulla, c'è un'idea. Ecco, sull'immagine invece del mare, del porto, c'era questa idea della zattera, ci sono diverse barche, una nave, con la zattera, perché il gruppo è portato dal fiume e sia solo una pertica per guidare, la discrezione di ciascuno, la sensibilità dei coordinatori. In moltissime immagini emerge l'importanza dei membri del gruppo, ma anche di questi coordinatori che svolgono funzioni di questo tipo. Ecco. Poi altre immagini ancora rimandano a un'idea di pace, di tranquillità, di calma. Ecco, qui c'è una serie di immagini che portano questa idea di un contesto che ha queste caratteristiche, no? Ad esempio qui c'è un'immagine che mi ha molto colpito, Terme dell'anima, questa metafora, no? Quindi un'occasione preziosa per fermarsi, ascoltarsi, rigenerarsi, partire dall'ascolto di sé e degli altri nella verità. Questa idea, no? di un luogo, di un contesto. Ma anche invece esperienza dove qualcuno dice: ma è stato un tentativo fallito, ho visto dei tentativi falliti, è un esercizio per dividere con gli altri il mio mondo interiore, ma che però per me non ha generato delle relazioni. Quindi, come dire, sono tutti limiti, non è che un'esperienza che si autorappresenta come esaustiva, come completa. Oppure, per esempio, la condivisione non riesce a cambiare la tua vita perché non c'è qualcuno che ti aiuta ad andare più a fondo e a sciogliere i nodi che ti imprigionano. A me non è bastato condividere, questo ci dice, ed è un'informazione molto utile, anche molto, molto importante. Qualcuno addirittura usa questa immagine, è un'anatra zoppa, ha funzionato e no. Delle volte prende la forma del muro del pianto, poi non sappiamo cosa voleva dire questa persona, ha scritto così, muro del pianto, che è un'immagine che si presta a diverse interpretazioni. Oppure, per esempio, qui qualcuno ci dice: io sperimento distanza rispetto a mio marito, stiamo vivendo in coppia questa esperienza, ma la stiamo vivendo con tempi, modi, voglie diversi, e quindi ci indica una problematicità, insomma, qualcosa di molto, ecco. Io mi fermo qua, dico solo quattro parole conclusive. Uno, che è appunto questo lavoro di ricerca che stiamo facendo con MCF, sarà messo a disposizione anche dei soci, degli amici, appunto, ovviamente, e sarà oggetto di un lavoro anche di discussione e di interpretazione. Io, come vedete, non mi sono lanciato a fare interpretazioni, perché ognuno qui, soprattutto chi vive l'esperienza. Citerei le quattro parole che mi sono sembrate sintetizzare molte delle cose dette, dal punto di vista di chi le sta vivendo, e che prima sia Paolo che Giampiero hanno ampiamente. Molte delle opinioni ci dicono che è un'esperienza di concentrazione, cioè come se le energie vengono concentrate, c'è uno spazio nel tempo in cui ci si concentra, in un'epoca dove non è facile concentrarsi, perché siamo tutti molto distratti e dispersi. È un'esperienza che ha una sua lentezza, il tempo è una variabile fondamentale, appunto avete visto gli anni, in un'epoca di velocità, qui c'è la pazienza dell'attesa, la pazienza del coltivare l'intenzione, ed è un'esperienza caratterizzata da approfondimento, cioè si va in profondità con una leggerezza, che è quella che è stata detto prima, in un'epoca di contrasto in cui viviamo nella dittatura della superficialità, insomma le cose non c'è mai tempo di andarci dentro, e con un punto per
concludere, la quarta parola è, sono in genere esperienze di intensificazione, dove c'è un'intensità che c'è testimoniata di sentimenti, di emozioni, di problemi, che sono un elemento, credo, del successo e anche dei limiti dell'esperienza. Grazie dell'attenzione. Grazie.